Benvenuti o bentornati sulle Dreamlands. Noi siamo il solito equipaggio della nave bianca, folli, male, brutti, messi malissimo. Pirati soprattutto. Brutti non è piaciuto. E siamo alle prese con il gioco horror tristissimo e bruttissimo e cattivissimo di Monkey Island, The Secret of Monkey Island per la precisione. E stiamo andando a parlare con i cannibali, episodio 7. Vediamo cosa ne esce fuori. Vedi, perché Dairan si ricorda il numero dell'episodio, io non me lo ricordavo mai. Non so come ho fatto. Ma perché ho appena finito l'editing del 5. Quindi se noi normalmente facciamo la fuga, poi andiamo di qua, se non abbiamo niente da dargli ci richiudono dentro, cambiamo la porta, come vi dicevo. Però... Le presentazioni... Ah, the banana thief returns to io sono Dairan. Carlo. Dimenticato. Now then, how did you break out of our hut and why did you come back? E tu gli fai, ehi laggiù c'è una scimmia per te. No, è finita. I'll give you anything. Anything? We'll give you one more chance to trade something of yours for your freedom. Okay. Well. Ma l'idolo non è tuo. Hey. No. Wow, this is impressive. Lemonhead, take a look at this. Oh, that's nice. And it says, made by Lemonhead. Who's just that? Like one of mine. Okay, you should take this to the great monkey. Yes, I agree. We are very grateful to you for this fine gift. If there's anything you need on Monkey Island, just come see us. Sì, lui, è lui. È vero? Quindi così facendo... No, sono scemi come delle scimmie, esatto, però la scimmia meccanica che non, una meccanica che non puoi sapere, perché non puoi pensare di dargli una cosa a loro con scritto Made by Lemon. Ma io pensavo che fosse quasi un easter egg. Invece no. Cioè, quello... Cioè, ma e quindi adesso lo porti via dalla porta principale, non è fastidio. Esattamente, posso uscire perché siamo in pace. Ma anche perché di fatto non è visibile. But will they give it to me? They want the monkey head key back first! Hey, thanks! I thought I'd never see this again. Here, you can take this key to the monkey head back to the natives. Sì, sì, certo. Fidati pure di noi. Okay. And don't worry, I won't use it or anything. No. Quindi abbiamo questo... Looks like a giant cotton swan. Gigante cotton fiocco. Allora. No, è tutto nonsense però, sì, cioè sì. Gli oggetti sono, ti fa spezzare. Per quello ho detto, cioè io me le immagino, le questi qua che si siedono, io vorrei fare quel lavoro lì. Cosa fai stamattina? Mi siedo ad un tavolo e dico cretinate per Monkey Island. Esatto. C'è un libro che ti racconta la nascita o la genesi di quelle cose lì? Non ufficiale, che io sappia. No, perché di alcuni giochi c'è e scopri di quella retroscena, di quelle robe incredibili, tipo sarebbe bellissimo sapere. Ecco, se sapete che nei commenti, se sapete che c'è, ditemelo, vi prego. There's a message in it. It's a memo. To Herman Toothrot. From Yammer, Hem and Haw, attorneys at law. Regarding suit against cannibal tribe over malicious tossing of your oars into a chasm. I think we have a case here. We can probably soak them for emotional distress and possibly punitive damages as well. Stress emotivo. Gli avvocati al tempo dei pirati. Sounds like legalese. Legalese. I don't think I can translate the rest. Sì, ma il malevolo lancio. Esatto, dei remi che io ho preso. Non volevano più che se ne andasse. Cioè, geniale, però, anche perché in America con quella cosa degli avvocati io penso che siano... fan causa per qualsiasi cosa. Esatto. Io mi sono sempre chiesta, o costano meno che da noi gli avvocati, ma... Ah. Cioè, ti vanno dagli avvocati qualsiasi... Sì, come voglio. Per ogni cosa. Becco con fiocco orecchio, immagino. Sì. Beh, nato sarebbe preoccupante. E si sa mai. E c'è anche lo scalino. E la genialità degli scalini fatti dalle vertebre. I had a feeling that in hell there would be mushrooms.
Allora, questo luogo è il luogo di dove si nasconde ovviamente il pirata LeChuck. È impossibile arrivarci. Perché il gioco ha messo una meccanica improponibile in cui ti perdi. E sapete cosa mi ricorda? Il quarto schema di Super Mario Bros. È vero, è vero, il castello di Bowser. Il castello di Bowser che si ripete all'infinito. Però scusami, è come il bosco. Cioè, è come il bosco, cioè c'è una ben precisa sequenza. Ma il bosco, meno male, riuscivi a capire a un certo punto. È vero. Prendere dal maestro di spada. No, è vero, se ci vai senza seguire il negoziante non arrivi da nessuna parte. Cioè, lui, ma no, più che altro si rifiuta. O, se lo segui, se segui, no, neanche seguendo lui. Usando le indicazioni sulla mappa, quello del ballo. Sì, esatto, il ballo della scimmia. Se non ce l'hai o non lo segui, ti ritrovi perso, ti ritrovi all'ingresso. Shishka Larry. Dovevo. Ci stavo pensando, clicco? Ma sì. Nel dubbio, quella roba lì bisogna sempre cliccare. Esatto. Sono così trash. Però noi, scusami, quindi noi abbiamo l'accesso. Sì. A noi adesso serve una mappa? Un qualcosa. Cioè, okay. Effettivamente non abbiamo indicazioni di niente, quindi adesso il giocatore inizia a chiedere a chiunque come cacchio si arriva, e nessuno sa come si arriva. Perché nessuno c'è stato. Esatto. Perché scusami, i cannibali lo adorano da fuori, esatto. Gli portano gli idoli. Il tizio chiaramente non è entrato. Esatto. Però possiamo vedere se si riesce in qualche modo. Have you come back to let us repay you for your fine gift? Well, actually, there is something. Tell us, what is it? Soldi, voglio soldi. I'm looking for somebody. Here? On Monkey Island? We're the only people living on Monkey Island. Well, the only civilized people. Stessa cosa che ho detto quell'altro. Esatto. Fa niente, le persone che cerco non sono viventi. Fa niente, le persone che cerco non sono civilizzate. Ops, allora sono provato sull'isola sbagliata. Sto cercando 30 tizi morti. I'm looking for 30 dead guys and one woman. I don't think I want to hear any more about it. Wait, maybe he's talking about those dead pirates. Oh, yeah. Those guys. Then you've seen the ghost pirate LeChuck and his cadaverous crew? Those jerks have been bugging us for months. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs. Ma loro li odiano, quindi ci litigano così scaring away all the cruise ship business? Fa scappare la vita crociera. We have problems with the undead. We just cook up our standard potion of exorcism and be done with it. So why don't you do that now? Well, the main ingredient of the potion is a very rare root. In fact, there's only one in existence. We only use a little bit at a time, you see. But LeChuck stole the whole thing. Where is he hiding it? He's in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock, where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see it. Dai, come sdrammatizza, è figo come fa crescere la tensione e poi la sdrammatizza. Can't you just go down there and kick him out? No, we lost the key. It was stolen. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. And until that crusty old pantless weirdo brings it back, we're keeping his banana picker. LeChuck came in here and stole your root? What a cad. And I suppose stealing bananas is any better. I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Trying to find LeChuck could be very dangerous. You'd never find your way through the catacombs without them. Hey, Ixnay on the Edhe of the Avigator Nay. The what? Oddio. Nothing. Stanno parlando il farfallese. Sì,
la faccia fa strafare, la fate festa, fate vino, la figa, fate corte. Fa figa, oh, cioè non è possibile, cos'è sta roba? E il fa far lì fino, fo. Quello fo che fa farla fanno fuori in fredda pesca. Avete mai visto The Mask? Quando sì, sì, tirare sì, fuori il poliziotto, a fa ufuna fa pifisto fo, la fa ah farfallino, fa anche per i fio. Non sono mai stato in grado di parlare. Io sì, anche nei Simpson quando parlano Lisa e Bart a un certo punto e Marge gli dice da per dietro il farfallino, guardate che mi capisco. Bellissimo. Cos'è la te festa fa de felna fa di figa fatto fuori? What's the Ed Hay of the Avigator name? I see he is baffled by our native dialect. Good. We could at least tell him what the head does. Well, it's a navigating tool. It's a head. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Getting through the catacombs without it is impossible. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol, too. Feel free to come to the Great Monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead, what was that you were saying about tropical oils? Well... In sostanza, dobbiamo scambiarla con qualcosa. Se gliela puoi chiedere quante volte vuoi, loro ti dicono sempre di no. Non possiamo navigare. Non andiamo all'arcoidolo? No. Dobbiamo dargli qualcosa che rimpiazzi la testa del navigatore. E tu inizi a provare. Dai, il teschio. No, gli dai la bussola, no. La bussola sarebbe stata la mia prima scelta. Esatto. Cioè, è un navigatore, di fatto. How to get a leg up in treasure hunting. It's called how to get ahead in navigation. Come riuscire nella navigazione che ci ha regalato Stella. Well, look at this. It looks like instructions on how to get ahead. We could give him our head and use these instructions to get ourselves a new one. Yes, I suppose we can give you this now. Thanks. Looks pretty good for a dried up old head, doesn't it? Okay. We keep it wrapped in this magical necklace that makes it invisible to ghosts. Oh, look! I think he likes you. Just follow his nose and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. Ho fatto un pochino pensare a Death Stranding. We'll mix up a batch of our special enzymatic ghost dissolving solution. And you can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. Bene. Possiamo andare. Intanto i tizi easy, eh. Sì, sì, vai tranquillo solo contro la ciurma fantasma. Sì, cosa vuoi che sia? E il capitano pirata. Esatto, abbiamo una testa secca parlante in tasca comunque. Io non terrei una testa in tasca. Puoi parlarci. A meno che non vuoi fare come Lollipop Chainsaw. Appunto. Sì, dopo sì. Che poi a me la testa del fidanzato. Ricorderà una cosa che si vedrà nel 2. Questa? Ve lo dirò nel 2. Beh, con no spoiler, esatto. Without spoiler. Puoi parlarci con la testa? Dopo sì. Ok. Cioè non in ogni momento, ma quando. No, okay. Esatto. È stato ora io a provare a parlare con la testa. Esatto. Quindi questa testa che è invisibile ai fantasmi grazie alla collana, diciamo, siamo sì, e fa anche un pochino God of War. Sì, ah. Tipo, ma quante idee hanno copiato da Monkey Island? Un po'. Sì, anche perché all'epoca era qualcosa di, a dir poco, originale. È bello, anche con la grafica vecchia, però. Veramente, veramente figo. Ma io ribadisco che secondo me con la grafica di una volta, con la scusa dei pixel, riuscivi a fare qualcosa di molto artistico. Eh sì. Che poi questo è il tema di LeChuck, che si sente ogni volta che inquadravano LeChuck e dicevano meanwhile. È vero. E c'erano vari dialoghi, no? Allora, c'è adesso... È una cosa che non fanno più, ad esempio, nei giochi moderni. Non ci sono più i personaggi accompagnati dai temi come difficile. Era una volta. No, può esserci una bellissima I think it wants me to go to the right. Se appena usci... Ok. Sì. E devo seguire dove guarda. Devo aspettare che carichi lo schema.
No, ok, lui fa un attimo di navigation e poi vai esatto. Dritto. Ecco, gli ultimi penso siano stati Final Fantasy. Quindi che avevano il tema dei personaggi, dei boss, eccetera, eccetera. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo sulla nave fantasma. Così, d'amblè? Così. Ehi, ciao amici. Bundy. Ma lui arriva sempre lì, tipo, ehi, ciao amici. Metti grafica vecchia un attimo. È bellissimo. Non è che tu abbia una radice da prestarmi. Sono andato per interrogare il prigioniero. Domando scusa, questo è il Lido Deck. Penso che me ne andrò. Interrogare il prigioniero è molto bella. Sì. I've come to interrogate the prisoner. Yikes! Cioè, se erano stupidi come pensavo, esatto, ci poteva stare. Beh, sono stupidi uguali, nel senso ti lasciano uscire senza troppo fastidio. Esatto, tutto a posto. Allora, usiamo la collana. Ah, è vero, perché ti rende invisibile ai fantasmi. Non puoi averla, è mia. Ah. Lancia testa in lava. Sarebbe. Parla con testa. Ok, we're here. Now what do you want from me? Hello, Head. Hello. Thank you for leading me to the ghost ship. Hey, no problem. When you only have one job, you do it well. Know what I mean? May I please have that necklace? No, but thanks for asking so politely. Però... Oh, come on, please. You can beg all you want, but you can't have it. Ricordo. Pretty, please. Mm-hmm. Pretty, please? You can beg all you want, but you can't have it. Pretty, please? You can beg all you want, but you can't have it. Pretty, please, with sugar on top? Oh, all right, you big baby. You can have it. Dai, hey, what è pazzesco. You don't have shoulders. Ti serve una collana se non hai le spalle. Cioè, dai. Però ti tira la battuta così. Sì. No, ma è pazzesco. Anche quello non ci saresti mai arrivato. No. Cioè, sì, provando, tentando. È che risponde ma... sempre allo stesso modo. Io me lo sembra ricordo bug, solo perché da quella volta lì continuo a dire pretty please. Esatto. Quando devo rompere i coglioni a qualcuno. Se rispondeva in maniera leggermente diversa ogni volta, continuavi. Esatto. Cioè, esatto. Poteva venirti... Sì. È come l'insegnante di spada che ti dice no, you don't, yes, siamo invisibili. Però... What was that? Vabbè, invisibili, non che non facciamo rumore. Già. Quindi ci sente se non fa paura. Pensavo che gli facevi paura. No. Ci stava, dai. C'è il fantasma spaventati. Dai, ma c'è il cane. C'è il cane fantasma con che gli vedi l'osso nello stomaco. Che tra l'altro ci sente. Però scherzo. Le ciak. Così. Così. Guarda che bello che c'è una chiave. What be that noise? Però ci sente. Must be the wind. Come facciamo a prendere la chiave, Carletto? Beh, scusa. Non te la fa prendere, è troppo vicino a lui. Ah, ok. Who dares to enter the cabin of the ghost pirate LeChuck? Must be the wind. Bussola magnetica che diceva when you set sail for good value all winds blow towards stands. E diceva warning contains esatto. Strong magnet which may interfere with other navigational equipment. Ah, quindi la tira. Esatto, cioè devi leggere tutte le istruzioni delle cose. Ma dai, ma davvero. No, cioè zio è pazzesco, no, sta roba qua veramente non si è può. È impossibile. Io sarei stato lì a parlare con le Chuck 3 ore. Esatto. Cioè il tempo di provare il tutto, di lanciare il pad fuori dalla finestra. Questa del Grog. Cioè, ma anche il forziere è fantasma. Sì. It's locked. Poco. It's locked tight.
Must be something important down there. Beh, però noi ce l'abbiamo la chiave. Yikes! I hate rats. Lì c'è il grasso per ingrassare la porta. Ma abbiamo il terrore che c'è un rat. Quella è la cosa importante. Certo. Ah. Sì, cioè, credo. Scusami, LeChuck teneva la chiave di un bocaporto dove tiene il grasso. Sì. E i topi. I topi. Per spaventare la gente. E se noi ci avviciniamo, questo chiude le braccia. Noi ci serve la bottiglia. I can't get it away from him. Ok, allora facciamo. Notare che quello che mangia il maiale gli va attraverso, si vede. Guarda, il cibo. Ma dai. No, guarda che comunque sono tocchi di classe, cioè bellissimi, eh. All I got was a feather. Ho una piuma fantasma. Tu veramente vuoi fargli solletico? Con la piuma fantasma. A posto. Scusa, in teoria non lo svegli? No. Ok. Perché non è che fai cadere la bottiglia di Grobox? Esatto. Ma pensavo si rompesse. No, no, è di quelle di metallo. Qua. E andiamo qua. Facciamo usa grog con dish, non ha tradotto la ciotola. Lui mangia il grog, che ovviamente gli fa benissimo. E tu puoi passare. No, no. Che effetti può avere il grog su un animale? Ah, muore. Di nuovo. Io pensavo che tipo lo tenevi impegnato. Ho preso un grumo di beh, nel primo episodio abbiamo visto tipo cosa contiene il grog, gli esatto. Ingredienti, per quello ci può stare. Tutto un remind continuo. Esatto, così adesso noi facciamo usa il grasso sulla porta. Così non fa più rumore. E qua ci sono degli attrezzi fantasma. Oh, good, more inventory. I can't get to it. That big ghost's in the way. Che però sta dormendo. Hey, I bet the governor's in there. Ovviamente non si può ammazzare il tipo né niente perché un fantasma ci disintegra. Però se fai rumore lui non va a vedere da qualche parte. No. Ok. Però possiamo usare gli attrezzi fantasma sulla cassa. This should do it. Ok. Ancora un po' più casino, mi raccomando. I'll just grab this old root and be on my way. Radice. Bella lì. Che bella infatti lì. Lui aveva detto tanto tempo fa all'altro: vai a controllare la radice. O controllare, insomma, si dice la radice proprio che sia tutto ben chiuso al sicuro. Adesso io ho la radice per fare la pozione antifantasmi. Esatto. Non me ne sarei mai ricordato che gli dice vai a controllare la radice. Cioè, forse. No, io pensavo che la prendessi insieme al governatore Marley. Cioè che a long walk, a brief row, and a short hike later. Ma figo, bello, bello. I did it! I got the root! Ma che poi sembra una radice. Wow! Sì. Look, he's not kidding! Here it is! He's not such a wimp after all! Come on, let's go make the brew of the fermented root! Wait here, we'll be right back. Che comunque è bello perché non è il backtracking, no? Esatto. Devi farti troppi giri infiniti, torni subito lì apposta. Esatto. E torna a uscire la scimmia. Esatto. Bella scimmia, ho preso la radice. Non sono un bollaccione, dopo tutto. Mi piacerebbe farti impagliare. Farei una bottiglia. Love the heavy stuff. I make a fortune. Lei intanto mangia banane. A posto. There it is. One squirt of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. And if you have any left over, it's delicious. Dai. With a little vanilla ice cream. Good luck! Thanks. After some more furious paddling. Per fortuna. Uh-oh. Eep! You scared me half to death! Beh, ma lui è quello buono. Cioè, quello abbastanza in teoria. Sì, quello che non è proprio. What happened to the ship? They all left for the wedding. What wedding? LeChuck is marrying the governor of Melee Island. What? Or Bowser. But esatto. How will they... Where's the wedding? Their
was a lovely church on Melee Island. Quella che vi ho fatto vedere. Melee Island? Che palle! Oh no! E noi abbiamo appena distrutto la nave! Esatto, ci rinuncio, sono stanco di inseguirli ovunque. È vero, sarebbe, la risposta. Sarebbe comprensibile. I give up. I'm tired of chasing them everywhere. What? You can't give up now! Grande! What kind of a hero are you anyway? Grazie di non essere io. You're right! I've got to stop that wedding! Bye! Se gli chiedi come cosa ci fai ancora tu qua, ti dici: mi era caduta la testa nella lava, mi sono andato a prenderla. What are you doing here? Oh, I missed the boat to the wedding. Hey! No problem! We can take mine! What? Let's go! Ma hey, veramente... You have a ship? Yep! Secondo me glielo puoi chiedere. If you have a ship, why are you waiting to be rescued? Why heck, if you're stranded, you've got to be rescued. Says so in the rules. Cosa? Vabbè. A posto. How did you get in here without a head? No sense. I have a head. Will you take me to Melee Island? I'll lend you my ship, if you promise to rescue me with it. Okay. Let's go! Boh, è comunque un vecchietto fuori di testa. Eh sì. Guybrush si scatena. Eh sì. No, però è scritto benissimo, il vecchietto. Il vecchietto è... non è Stan, però ci si avvicina. Was easier than the trip to Monkey Island. I wonder where Toothrot's gone to now. Now I'll have to stop the wedding by myself. Beh, non è che sennò il vecchietto ti aiutava, adesso. Non esageriamo. No. Siamo pronti per salvare il governatore, forse? Boh, ammazzare Glechak, interrompere il matrimonio. Direi che siamo a posto. Sì, perché... sì, 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 sì. Direi che è giusto, giusto arrivato il momento per chiudere l'episodio, così con un cliff. Anger. esatto. Un cliffhanger e un po' di stilt, secondo me ce la possiamo fare. Bene, questo episodio è stato forse un po' più cortino degli altri, però vogliamo lasciarvi per il gran finale, l'ultimo episodio. Un saluto da Carlo, Dairan, Marvin e Alessa.